La presenza chiaramente del segretario nazionale, per muoversi naturalmente un segretario nazionale significa che l'attenzione di Avezzano, la voglia di cambiare ad Avezzano, la voglia di avere un Avezzano diversa, un Avezzano fatta di persone che in qualche modo hanno al cuore questa città, e noi abbiamo cercato di interpretare al meglio questa volontà della gente, dei cittadini. Noi abbiamo fatto lo slogan che è per Avezzano e abbiamo fatto un programma con 9 punti che riguarda esclusivamente, richiama sempre la città di Avezzano, perché ogni cosa noi l'abbiamo voluta mirare sulla città di Avezzano e alla città di Avezzano. Perché la città di Avezzano, caro segretario, negli ultimi tempi è rimasta in qualche modo addormentata, assopita, è rimasta un'amministrazione che ha pensato non certamente allo sviluppo della città, non certamente alla tutela della città, non certamente a far sì che la città di Avezzano sia quella vera, grande, importante città della Marsica e dell'Abruzzo, perché lei può vedere che dalla cartina geografica è chiaramente visibile che Avezzano sta al centro dell'Italia e sta al centro dell'Abruzzo, quindi una città strategica per tutto. Ma questa strategicità Avezzano non l'ha potuta espletare negli ultimi anni proprio per questo abbandono, perché ci si è interessati di altre cose e non di cercare di portare l'Avezzano che noi conoscevamo qualche anno fa, che era in pieno sviluppo e doveva diventare la grande e leader città territorio della Marsica. Oggi e negli ultimi tempi invece abbiamo provato e abbiamo vissuto in una città di secondo ordine, una città gregaria, che chiaramente questo non l'abbiamo voluto e non lo vogliamo. E ecco perché vogliamo una politica costruita diversa, di persone per bene, di persone che credono alla città di Avezzano, con persone che hanno dei valori, con persone che hanno in qualche modo il cuore e il sentimento per la propria città. Abbiamo fatto un'aggregazione di 10 liste, di cui 5 civiche, di cui fa parte anche il progetto Avezzano, e ringrazio appunto chi si è dato da fare moltissimo, l'amico Nicola e altri amici da sempre, che in qualche modo hanno voluto dare una presenza forte a questa città, insieme ad altre 4 liste civiche che rappresentano proprio il tessuto cittadino, il tessuto della città, le attività, i servizi, le professioni, per dire e per manifestare una presenza della città nelle liste che appoggiano il candidato sindaco di Pangrazio. Questo perché la voglia della gente è quella di cambiare, è quella di dare una svolta. Si è detto prima, una città amministrata da un'amministrazione da 10 anni che si è tenuta un'amministrazione, si è tenuta una città in qualche modo dentro un recinto e aggrappata. Noi invece abbiamo cercato di mettere nel recinto quel residuo di politica che ancora viene definita PDL. Oggi mi dicono che sta uscendo un documento di Pisano e di altri 30 senatori che diranno appunto che non sono e non si riconoscono più nella PDL. Quindi questa PDL che ormai sta in frantumi in tutta Italia, qui ad Avezzano hanno voluto comunque costruirla, mantenerla, ma noi la stiamo mantenendo, sì, ma dentro un angolo, proprio per dimostrare che Avezzano, la regione e così l'Italia vuole qualcosa di diverso, vuole un'amministrazione che cambi realmente e che abbia una visione della politica non fatta come è successo in questi 15 anni, cioè una politica di liti, di show televisivi, di aggressioni, di componenti aggressive l'una dall'altra, cosa che chiaramente ha beneficiato solamente le persone meno capaci, e la politica in tanti aspetti tante volte ha riconosciuto solamente le persone non per la qualità, non per il proprio status lavorativo, non per il proprio curriculum vitae, non per il fatto di avere un cuore e di essere portato per fare politica, ma ha riconosciuto altri meriti, non certamente la meritocrazia, ma forse la nomination, come è avvenuto anche in questo caso ad Avezzano. Noi abbiamo avuto una nomination nell'altra parte, una nomination fatta appunto da persone fuori dalla città di Avezzano che hanno avuto appunto questo tipo di atteggiamento. Nominiamo chi da fare il sindaco di Avezzano.
e noi ci siamo ribellati. Noi il sindaco di Avezzano lo vogliamo far scegliere alla città di Avezzano, a queste persone per bene e a questa lista che sicuramente avrà un successo enorme, eccezionale, perché è stata costruita con il cuore, è stata costruita con l'amore per la politica, con persone che vedo che sono sempre presenti, che hanno svolto un'attività politica da sempre, ma hanno svolto attività politica da sempre con onestà e mai intaccati da che sia, quindi con una lealtà, con un'onestà e con una determinazione. Io mi sono proposto con la stessa determinazione, con la stessa tenacia, ho detto all'inizio non mollerò, sarò tenace, forte e cercherò di portare la città di Avezzano sicuramente a che possa vincere un sindaco che, come mi diceva prima, ma lei non viene dalla politica, non vengo dalla politica, sono stato però sempre vicino alla politica perché ho svolto un ruolo di dirigente pubblico, quindi il dirigente pubblico apicale comunque sta vicino alla politica. Ho potuto ascoltare e apprezzare i pregi e i difetti della politica, oggi riesco a, e cerco di mettere in serbo quell'esperienza, quelle capacità che ho acquisito per far sì che possa farsi una politica diversa, una politica pulita, una politica di cuore. I cittadini non ci perdoneranno e non perdoneranno quel tipo di politica. E ecco perché oggi c'è un assenso, c'è un consenso forte su di noi, sulla mia persona e sulle liste che mi appoggiano, perché non vogliono più quel tipo di politica, vogliono una politica diversa e noi sicuramente interpreteremo quel tipo di politica diversa. Il nostro programma è chiaro, lo abbiamo condiviso con tutte le liste, è un programma chiarissimo di 9 punti, articolato in 9 punti, sta su internet nei dettagli. Qua nella brochure abbiamo riportato delle sintesi, ma diciamo le cose così come stanno. Altri cercano di inseguirci, di venirci dietro, non hanno un programma così chiaro e così definito, però non possono far altro che...